Terza vittoria in casa senza subire reti per il Nova Fete, che regola con merito un Verucchio troppo nervoso e troppo prevedibile nella manovra offensiva. Achille Fabbri concede un turno di riposo a Paolo Gori, avanzando Gabriele Raffaelli sulla fascia sinistra a centrocampo e riproponendo l'ex di turno Thomas Fattori in difesa. Il Verucchio si schiera con il 4-3-3 con Zavattini e Michiglia a supporto dell'ex Nea Pilotto. Il primo e unico tentativo degno di nota della prima frazione arriva al minuto 5, una punizione da lunga distanza di Zavattini tra l'entrata insidiosa a scendere che il bravo Semprini toglie dall'angolo basso alla sua destra. Stefanelli dall'altra parte impegna Maggioli con un rasoterra non certamente irresistibile. Invece il Verucchio prova a premere sull'acceleratore e lancia a cercare l'ex di turno Pilotto, colpo di testa debole ma angolato che Semprini blocca senza problemi. Al 17esimo pregevole scambio tra Michele e Zavattini che calcia al volo con la traiettoria che termina sul fondo. Il portiere gialloblu dà sicurezza al reparto difensivo con una lettura attenta delle palle aeree, mentre con il passare dei minuti Nuova Filtra, costretto a sostituire Bibi Radici infortunato, prende le misure all'avversario e sposta il baricentro del gioco. Il primo tempo si chiude in parità. La ripresa si apre con l'infortunio del subentrante Autadì, costretto a lasciare il posto ad Arapi. Il gol però arriva al minuto 53 su corner battuto dalla destra di Fraboni, traiettoria prolungata da un difensore avversario e tira a volo di Rinaldi che si infila in rete. È la bisaglia, il Verucchio vuole rientrare in partita, due minuti dopo Andrea Genghini di testa spreca un'occasione favorevole, mentre al 71esimo il colpo di testa ravvicinato di Pilotto è respinto sulla linea da un miracoloso Fattori. Il Verucchio recrimina chiedendo in gol con la ferma convinzione che la palla fosse entrata, troppo veemente le proteste di Michilli, espulso a questo punto dal direttore di gara. La superiorità numerica dà modo a Nuova Feltia di ricompattarsi anche con la scelta azzeccata di Fabbri di sostituire il generoso Stefanelli con il centrocampista Gori lanciando Cupi davanti con Francesco Baldinini. Il Verucchio cede definitivamente con la seconda espulsione combinata a Tentoni per doppia ammonizione, prima di alzare definitivamente bandiera bianca dopo l'ultima conclusione bloccata senza problemi dall'attento Semprini. Preludio al meritato raddoppio locale, Cupi pennella dalla destra, Francesco Baldinini giganteggia e di testa infila l'incolpevole Maggioli. Nel finale, numerose palle gol per i locali. Cupi, da posizione ravvicinata, calcia di sinistra addosso a Maggioli, poi si involge in contropiede con una galoppata delle sue, cedendo però alla stanchezza e mandando alto. Al 95esimo è Gori a sprecare un rigore in movimento con un destro debole bloccato a terra da Maggioli. Il Nuova Feltia festeggia la meritata vittoria nel derby della Barbarecchia, il primato in solitaria con 17 punti, due in più del Real Miramare, con Achille Fabbri al microfono di Renzo Baldisseri che manda un applauso al gruppo e ai propri giocatori, ricordando innanzitutto però l'obiettivo principale. Sì, sì, infatti io ho detto bravi ragazzi perché hanno fatto tutto loro, sono bravissimi, mi stanno stupendo anche a me perché dall'inizio stanno facendo delle cose belle, importanti. Anche oggi abbiamo giocato con una squadra come il Verucchio che secondo me è fortissima, però ci siamo, sia fisicamente che come approccio alla partita, quindi sono proprio molto contento. Il campionato è iniziato adesso, quindi ci saranno ancora molte partite da giocare, stare primi è bello, è importante, però poi bisogna mantenersi, insomma. Una vittoria importante, tre punti importanti, però io la voglio dire, la contenta più il gioco o i tre punti? Più i tre punti, perché come gioco è anche difficile giocare, non è stato facile, erano due squadre molto equilibrate, c'è stato molto agonismo e lì dobbiamo migliorare, dobbiamo sempre migliorare, per carità. Io ho dei ragazzi che hanno voglia di fare, di lavorare, sono veramente contento, però sotto l'aspetto del gioco dobbiamo ancora fare tanto, insomma. Ci sono delle altre corazzate come Riccione, abbiamo incontrato il Miramare, lo stesso Verucchio, che da qui alla fine poi verranno fuori i valori, insomma. Ci punta questo campionato? No, aspetta, perché qui adesso io sento tante chiacchiere, lo sai che io, Renzo, non vengo tanto davanti alla televisione e così via. No, io dico che il progetto che abbiamo fatto con il nostro presidente, con Thomas e Grazia, è stato quello di migliorare la posizione dell'anno scorso, valorizzare i nostri giovani. Anche oggi mi dispiace che il ragazzino si è fatto male e quindi adesso vedremo, valuteremo la situazione. Giocava un 2002, poi è entrato Abdu e anche lui si è fatto male, poi è entrato Arapi che ha fatto bene anche lui, abbiamo tanti giovani importanti, e di migliorare la situazione dell'anno scorso. Noi, il nostro primo obiettivo, senza essere falsi umili, che a me non mi piace, è quello di fare 42 punti velocemente, poi da lì ripartiamo, però noi andiamo con uno step alla volta, quello deve essere il primo.